Quando ho letto il copione mi è piaciuto immediatamente il tono ironico di come vengono raccontati questi personaggi in queste situazioni. Raccontiamo un'associazione di volontariato che va a lavorare delle terre confiscate alla mafia. Mi è piaciuto il tono ironico perché non ne faceva mai né dei santi né degli eroi, ma sempre delle persone normali che hanno problemi, soddisfazioni, piccole o grandi, entusiasmi, delusioni, però potendoci sorridere sopra, io funziono così perlomeno, quando riesco a sorridere di qualcosa la mia identificazione spesso è maggiore di quando invece mi viene solo dato un messaggio, fra virgolette, drammatico. E quindi questa è stata la chiave che mi ha subito conquistato. Poi chiaramente per un attore interpretare un personaggio che parte proprio da quello che in prima linea non penserebbe mai ad andarci e viene catapultato a scena 3, prima linea, chiaro che ti aspetti che da lì in poi possa avere un percorso interessante. Poi il regista, Manfredonia, questo gruppo d'attori, a partire da Sergio Rubini, non cito tutti gli altri, ma era proprio un progetto che mandava di fare. Ecco, poi mi piacciono molti progetti dove si è in tanti, dove si può stare tanto insieme e dove ci si diverte sicuramente a lavorare insieme, ma anche fuori, perché poi penso che l'entusiasmo, il riso e lo stare bene insieme, quando succede ti porta a fare sempre di più di quanto non ti aspettassi. È il secondo film in cui lavoriamo in una tematica abbastanza tosta, nel senso quello di riuscire in qualche modo a parlare di un argomento forte e importante come lo è stato in Si può fare, che la tematica era molto dolorosa anche, però facendolo in maniera molto leggera, molto anche autoironica, ed è stata anche un po' la scommessa di questi due lavori. Speriamo che anche qui, come è stato in Si può fare, possa avere la buona riuscita. Però insomma, devo dire che Giulio è un grandissimo collante per gli attori. Lui fa dei film sempre molto corali, e se non c'è un regista che fa da collante e che crea l'armonia la fa il regista. Se non c'è un regista che crea questo, è difficile che gli attori possano avere un rapporto sereno e che si possano amare e darsi tra di loro in maniera quasi incondizionata, come accade in un amore. Lui riesce a fare questo, crea questa magia. La nostra terra, come Si può fare, ma anche un po' anche Qualunque mente, tutto niente niente, c'è anche un rapporto con la commedia all'italiana, soprattutto in questa mescolanza tra commedia e tragedia insieme? Beh sì, senz'altro. Sai, la commedia all'italiana è una cosa complessa, che ha avuto delle fasi, delle storie, però sicuramente noi discendiamo tutti da lì. E sicuramente i film che mi hanno formato sono le commedie all'italiana, parlo di Tutti a casa, della Grande Guerra, film che sapevano raccontare storie molto complicate, molto drammatiche, con uno sguardo ironico, sapendo cogliere poi nelle debolezze umane un motivo di divertimento, senza però diventare dileggio. Quindi credo che quella sia forse la mia strada, comunque è una strada che mi piace. Quello che mi ha affascinato di più di questo personaggio era la sua determinazione, che è l'aspetto un po' più preponderante di questo, diciamo, del mio personaggio. Quello su cui ho voluto lavorare personalmente, che ho cercato di, diciamo, lavorarci anche con Giulio, è stato quello della fragilità di questa donna, che poi è l'aspetto secondo me più interessante. Uno, perché è più femminile, cosa che all'inizio lei non ha, perché è molto più mascolina che altro. Però è perché secondo me quando uno fa nella vita reale non siamo bianchi o neri, cioè siamo pieni di sfumature. Quindi per essere un personaggio vero, a tutto tondo, credibile, devi tirar fuori soprattutto la tua fragilità per dare forza soprattutto alla parte più dura, quella più apparente. E questo lei lo fa, Rossana, soprattutto attraverso il legame che piano piano crea con Filippo. Cioè paradossalmente lei l'uomo e lui la donna, e lei si innamora di lui proprio per i suoi aspetti quasi più femminili, in cui piano piano lei si ritrova. Quindi c'è questa commistione fra loro due dove c'è quasi uno scambio, lei diventa un po' più donna e lui diventa un po' più uomo alla fine del film. Ci piaceva l'idea che a un certo punto, arrivati a un momento di grande delusione di questo personaggio, ci fosse una reazione forte. E alla fine è venuta in mente questa cosa dei pomodori. C'era un'altra reazione, ne abbiamo esplorate tante, perché Giulio Manfredoni e Fabio Bonifaci a un certo punto hanno coinvolto gli attori anche nella lettura del copione, che era già molto avanzato, però alcune cose le abbiamo rimesse in discussione, quindi è stato interessante anche da questo punto di vista. Questo era un piccolo inciso,
E quindi è venuta fuori questa scena dei pomodori, che tutti sentivamo molto giusta, perché appunto ci doveva essere un momento profondamente liberatorio e irrisorio anche. Cioè, anche in questo senso, noi abbiamo fatto una commedia, ma anche che quel personaggio lì venga del boss umiliato, fra virgolette, davanti a tutti, e non in un modo violento tradizionale, ma con il lancio di pomodori, che sono proprio il simbolo di quell'associazione che lui vuole distruggere, in faccia. Cioè, sono proprio gli ortaggi che venivano lanciati agli attori sul palcoscenico. È una grande risata vi seppellirà. E tutto sommato è forse qualcosa alla quale è più difficile reagire, per chi è abituato a ragionare e ad avere certe categorie di violenza in testa, perché ti destabilizza. Perché non sai come reagire. La scelta di Giulio di fare un film corale, voglio dire, va premiata, nel senso, ci sono un sacco di attori bravi, scusi presenti, però ci sono un sacco di attori bravi, come Stefano, come Sergio, e non è un film facile, bisogna complicarsi un po' la vita, mi sembra giusto, come diceva Edoardo, come diceva Carmelo Bene, bisogna complicarsi un attimo la vita, e poi ha proprio dentro quella che secondo me è la ricetta, quello che dicevo anche prima in conferenza, per il cinema, cioè devi riuscire a sporcare le commedie di tragedia e viceversa, mantenere sempre questo grigio continuo, cambi di direzione improvvisi, continui, anche per tenere allenata la dell'attore, ma anche dello spettatore. E in questo film si ride, ma si, come dire, ti permette l'ironia, anche se quella feroce, di invitarti a un pensiero, una piccola riflessione. Sicuramente Sergio Rubini ha portato al suo personaggio un qualcosa di sorprendente, perché è una realtà che lui conosce molto bene, secondo me gli appartiene anche come artista, e provando insieme questo personaggio ha preso una leggerezza, un divertimento che secondo me sulla carta non aveva. Il lavoro con le musiche di Pagani, proprio per ricreare questo clima, anche con la presenza del fuoco, con questi colori molto forti, ecco, c'era quasi una combinazione molto forte tra la musica e quei colori, soprattutto nell'incendio. Certo. Sinceramente, quando ho avuto la possibilità di avere con me il maestro Pagani per fare questo film, sono stato molto felice, perché credo che sia proprio un film che lo riguarda. Le atmosfere delle musiche di Pagani sono quelle che un po', anche nella mia adolescenza, nella mia giovinezza, mi hanno dato un po' il rapporto con la terra, con la cultura popolare di certe realtà, per cui quando ho pensato a immaginare il film con le sue musiche mi è sembrato un matrimonio perfetto. Nicola Rignanese, chi è Veleno? Chi è Veleno? Veleno è un pugliese, un contadino che però per altre esigenze si è dovuto spostare in Germania da emigrante, dove appunto si... come traspare dal film che ha avuto anche delle esperienze un po' particolari al limite della legalità lì in Germania, un po' perché lui si portava dal sud delle sue, diciamo, caratteristiche un po' delinquenziali, un po' perché lì alla fine ha incontrato anche situazioni un po' estreme, e che a un certo punto decide di ritornare in Italia, di continuare a fare quello che stava facendo, quindi il contadino, e con grandi difficoltà, perché appunto c'è il boicottaggio della mafia, gli ammazzano le pecore, gli avvelenano i campi, e per lui la terra è veramente la sua vita. E con Cosimo, che è il personaggio interpretato da Sergio Rubini, sono i veri due pugliesi, e due che in realtà sono gli unici due che davvero coltivano, due veri contadini agricoltori, insomma, ecco. Tra l'altro Rubini ti ha citato in conferenza stampa proprio nel momento anche di questa comunanza linguistica. Beh, pagando, voglio dire, Sergio, no, però voglio dire, con Sergio fortunatamente abbiamo fatto già altre cose insieme, dove ci siamo trovati molto bene, e
quindi ci siamo spalleggiati linguisticamente, ma anche proprio, proprio la natura dei due personaggi ci portava a cercarci continuamente dentro il film, fisicamente, ideologicamente, lavorativamente, essendo gli unici due veri contadini, e poi anche personalmente, appunto, essendo nella realtà poi gli unici due pugliesi, ci siamo divertiti, e non solo, ma anche abbiamo fatto un minimo di studio filologico, se no pareva brutto.